La BPCO è la terza causa di morte nel mondo. Perché non c'è sufficiente conoscenza e consapevolezza della portata di questa patologia? Allora, sappiamo che sostanzialmente il tema della cronicità è un tema molto rilevante all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto sostanzialmente è una delle principali cause per cui vi è un aumento dei costi sanitari in termini diretti e indiretti. La BPCO, come diciamo, indice di prevalenza e di incidenza, è una malattia molto diciamo, purtroppo prevalente nel nostro contesto ed è associata a un alto grado di mortalità. I motivi che sostanzialmente portano a questo alto grado di mortalità sono legati principalmente a una mancanza di omogeneizzazione delle cure e di presa in carico e probabilmente delle criticità legate a una identificazione precoce della diagnosi e una gestione totalizzante e personalizzante di cura per questi pazienti. Quindi è necessario sostanzialmente aumentare l'awareness di questa condizione e soprattutto identificare quelle aree di criticità che potrebbero comportare una migliore gestione di questi pazienti, un miglioramento della loro qualità della vita e pertanto una riduzione della mortalità. Il COPD Index analizza la gestione della BPCO in 34 paesi, di cui buona parte europei. Come si colloca l'Italia in questa classificazione? Allora, il COPD Index sostanzialmente è partito da una revisione sistematica della letteratura scientifica per identificare quelli che sono i principali criteri e una serie di indicatori che potessero garantire un'analisi approfondita di quelli che sono sostanzialmente i criteri di gestione di questi pazienti. L'Italia si posiziona bene perché è il settima rispetto a tutti gli altri paesi che sono stati considerati all'interno dell'analisi e ovviamente ha delle aree di miglioramento. Perché questa è senz'altro una classifica che va a evidenziare quelle che sono le caratteristiche del Servizio Sanitario Nazionale, i fattori ambientali, l'accesso alle cure e il carico della patologia unitamente al contesto politico di riferimento. Quindi sicuramente ci sono degli aspetti molto positivi che riguardano l'universalità del nostro Servizio Sanitario Nazionale e sicuramente una gestione abbastanza buona a livello ospedaliero, quindi un numero di ospedalizzazioni leggermente inferiore rispetto alla media dei paesi partecipanti, ma ci sono altresì una serie di aree di miglioramento legate soprattutto all'awareness della patologia e a una disomogeneità territoriale che andrebbe caratterizzata nel migliore dei modi, perché sappiamo che purtroppo all'interno del nostro Servizio Sanitario Nazionale è presente questa disomogeneità a livello regionale e al fine di garantire diciamo, una migliore allocazione delle risorse sanitarie disponibili per migliorare la gestione di questa condizione, è necessario creare delle politiche che possano riguardare anche tutto il contesto nazionale e quindi non solo alcune regioni.